Ecomondo, Salone della Sostenibilità, quest'anno ha una finestra importante anche sulla mobilità sostenibile. Beh, la mobilità sostenibile è un tema quanto mai attuale, tutti quanti noi ci spostiamo per raggiungere un luogo di lavoro, luoghi di vacanze, i nostri cari e quindi oggi muoversi a basse emissioni o emissioni zero diventa fondamentale perché questo consente di raggiungere anche i nostri famosi obiettivi del 20-20-20. Per il 2020 significa meno CO2 per il 20%, energie alternative per il 20% e risparmio energetico per il 20%. In questo caso parliamo soprattutto di emissioni inquinanti, quindi quello che contribuisce all'alterazione del nostro clima, ma anche e soprattutto alla composizione, diciamo, nociva dell'aria che noi respiriamo. Quindi lo sviluppo in questo senso è quanto mai obbligatorio e necessario e invito anche le città, soprattutto le città che oggi non hanno ancora capito, a predisporsi di reti cablate per le alimentazioni elettriche, perché senza questa infrastruttura vendere e utilizzare una macchina elettrica diventa complesso, quando invece sarebbe, la tecnologia oggi ce lo consente, le macchine che vediamo qua alla prova ci consentirebbero davvero tutti di viaggiare a emissioni zero. H2R, ma anche Ecomondo, qual è il valore di queste manifestazioni per alimentare il profilo verde del paese? Beh, innanzitutto è l'incrocio domanda-offerta, l'offerta che fanno sicuramente le imprese innovative che sono in grado di riconvertirsi verso quella che chiamiamo la green economy. Ma è soprattutto la domanda di chi cerca, diciamo così, prodotti, servizi innovativi, alto valore etico, ma soprattutto sostenibili. Ecco, sostenibili. Il concetto di sostenibilità è il tema fondamentale che ci deve guidare, una sostenibilità che è ambientale, una sostenibilità che deve essere economica, una sostenibilità che deve essere anche sociale. Tutte e tre sono i pilastri di un nuovo modo di vedere, come dire, il nostro sviluppo per i prossimi anni. Questo è un punto di passaggio, è un cross, è un incrocio importantissimo fra domanda e offerta.